Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Finalmente scopriamo le creazioni in resina che ho fatto circa una settimana fa, ma non ho avuto tempo per farci un video. Ma prima di iniziare vi faccio vedere cosa ho acquistato dalla Resin Lovers. Allora, ho preso la Rubber più, che ha il componente A e il catalizzatore, che poi all'interno avete i guanti e la palettina per girarla. Questa qua da... quant'è? Non lo so, non mi ricordo. Penso un chilo comunque. Non vorrei sbagliare, però dovrebbe essere un chilo. Questa. Poi ho preso il kit di campionatura, che ci sono dentro vari tester per provare appunto le cose che la Resin Lovers vende, ovvero c'è dentro la Gummy Gum Slow, che è quella pasta che si mischia insieme, gialla, bianca, a rapporto 1 a 1, adesso non so quanto si possa vedere, asciuga in 15 minuti, quindi potete mischiarla tranquillamente senza andare di fretta, e con questi si fanno gli stampi subito. Poi c'era dentro anche qui una confezione di Rubber più, sempre col catalizzatore, questa è 50 grammi credo, penso di sì, no, 200 grammi. Poi c'è dentro questa qui, che è la schiuma poliuretanica, quella per fare gli squishy. Io non l'ho mai utilizzata, non so se la userò, e quindi non lo so, devo provare, anche perché non l'ho mai fatti, non vorrei fare un casino, anche perché non è molto, diciamo, un po' tossica, quindi sono sempre lì un po'. Poi c'è dentro questa resina Stone X Pro, che sarebbe quella appunto per fare i cristalli, cioè componente A e componente B, e questo credo sia un colorante vetro tipo, però non ho idea, dovrebbe essere un colorante. Poi all'interno c'era un colorante cromatico a caso, e mi è capitato il giallo, così, da 30 grammi, con il dosatore, che è comodissimo. Poi c'è dentro un campioncino di Magic Crystal, 50 grammi, componente A, componente B, e poi la Diamond Frost, che è quella effetto ghiaccio, anche qui 50 grammi, componente A e componente B. E infine l'Easy Make, che è la resina che asciuga in 20 minuti, rapporto 1 a 1. E infine ho voluto comprare a parte, visto che almeno dopo non ci penso per un po', la Magic Crystal, questa qui, che è un chilo esattamente, e 600 di... sì, dovrebbe essere 600B, così per un po' adesso non ci penso più. Sto ancora utilizzando quella della Reschimica, queste sono fatte con quella della Reschimica, una volta che l'avrò finita inizierò con quella. Bene, iniziamo. Alcune sono a tema invernali, questa per esempio dovrebbe essere a tema natalizio, però anche se Natale sta finendo, fa niente. Quindi ho voluto provare questi qua, che sono sempre stampi di AliExpress. Questi sono quelli per gli orecchini, questi qua piccolini. Poi gli altri mi avanzava un po' di resina. Ok, partiamo con l'anellino. Anellino col gatto, orecchie di gatto. Vediamo se mette a fuoco.
Vabbè, comunque resina trasparente con una marea di glitter lilla, rosa, grossi e piccoli. Adesso carino. Poi, sempre utilizzando lo stesso metodo, stessa resina trasparente con miliardi di glitter, abbiamo questi quadrifogli. Sì, colore molto realistico. Fatti così, questi sarebbero per degli orecchini. La grandezza, visto che sono piccini. E questi fiorellini. Carinissimi, super lucidi. E qua ho fatto una maglietta giusto perché mi avanzava, ma la forma semplicissima. Poi tiriamo fuori questi qua che più che altro l'avevo provato questo stampo perché in alcuni punti è tagliato. Volevo vedere se creava problemi o meno. Tra l'altro, siccome sono asciugati da un bel po', rifinirli sarà una bella faticaccia. Abbiamo questi due elefantini, super carini, lucidissimi. Questi mi sembrano usciti decentemente. Poi gli scoiattolini. Forse, ok. Infatti qua c'è il taglietto che non so se si vede, come sì, eccolo, qua dietro c'è proprio un taglietto. Scoiattolini. Carini. Sono usciti bene. Lucidissimi. Poi questo specie di coso, che anche questo era uno scarto. E i due fiocchettini. Carini, fiocchetti. Poi ho fatto il teschio, questo qui, che ho già visto che è pieno di bolle, nero, nero brillantinato con qualche goccia di, oddio, qualche goccia di questo che era avanzato, ce l'ho buttato dentro, infatti è andato a finire qua tutto gli occhi, comunque pieno, pieno di bolle. La forma è bellissima, ma farlo uscire questo stampo senza bolle sarà un'impresa. Poi andiamo a vedere questo cameo gigantesco, che penso sia la prima e ultima volta che farò. Questo è usato del pigmento della Perlex bronzo. L'ho sparso un po' in giro. A parte che asciugandosi ha preso una forma tipo storta, però non mi piace manco un po'. Non mi piace per niente. Non per il colore, più che altro per la forma, che a parte che è uscito con parecchie bolle. Però non saprei, non mi entusiasma tantissimo. Vabbè, tanto ce ne va anche, ci va anche parecchia resina dentro qui. Però, dettagli. Poi continuiamo con. No! Bolla, questa non l'avevo vista. Arette. Forse. Qua c'era un po' di pigmento azzurro
che è caduto nello stampino delle alette, si è mischiato, comunque è un bianco brillantinato, qua è uscita una bellissima bolla, quindi queste sono da buttare praticamente. Poi queste due farfalline, pigmento azzurro, resina bianca, queste mi piacciono, belle. Coroncine bianche brillantinate. Oddio. Carine. Sì. Poi luna con qualche pigmento oro sparso, caduto casualmente. Stelline, pigmento oro. Carine. Tra l'altro pungono tantissimo. Ah, male. Cuoricini, pigmento argento. Oddio, cosa è successo a questo? Qua non si è messo bene. O quando era ancora morbido ho fatto un casino, vabbè, questo è uscito benissimo comunque. Questo butterò. Anche perché sì, lo butto subito. Poi vediamo sempre questi bianchi, tutti bianchi sono rimasti. Questi sono dei fiori di Sakura, che è il ciliegio giapponese. Bellissimi. Fiocco di neve. Da rifinire. Pezzo di puzzle. Anche questo da rifinire. Gattino. Con il suo, non lo so, questa cosa ci va insieme. Gattino bianco, tutto bianco. Volevo fare qualcosa di bianco perché non faccio mai niente di bianco. Coniglietto, sempre con questo, c'ha una carotina all'interno. Albero di Natale, magari questi per l'anno prossimo. Uno se ne va. Pupazzo. Di neve. E infine c'è una rennina piccina piccina. Un fiocco di neve che non esce. Ok, carino. Semplicissimi. Questi sono tutti quelli piccolini, qua non c'è più niente. Vado a vedere questo. Questo l'ho fatto metà nero, brillantinato, e metà con questo trasparente misto glitter.
di ogni colore. Wow. A parte qua che è leggermente rovinato, ma lo stampo non è rovinato. Credo questione di pigmento perché anche a toccare non sento niente. Però da quanti glitter ha non riesce a mettere a fuoco. Comunque è bellissima. Lucidissima. Ma bellissima. Poi andiamo con questa. Ok, allora, tralasciando il fatto che è tutta, 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 tutta da rifinire, perché è una mezza impresa colare la resina dentro lì perfettamente. Ho messo del pigmento, comunque mi piace, anche se c'ha qualche bolla sparsa qui e là. Ho usato del bianco, sempre questo bianco, e qui ho sparso del pigmento argento, ma a me piace molto. Colori freddi, però proverò sicuramente anche a usare altri colori, magari più accesi, però non è brutto. Poi, infine, questo braccialetto gigante che è un mezzo esperimento. Adesso se riesco a tirarlo fuori, magari ve lo mostro. Se non riesco, non ve lo mostro. Allora, viene. Dai, che forse. Ok. Ok. Allora. Non so quanto si possa vedere. Allora. Lui. Non è brutto. Non so quanto si possa vedere. Comunque, ho sparso all'interno pigmento blu, che poi sarebbe questo che è una specie di turchese, ma proprio sparso malissimo, proprio a caso così, sia davanti che dietro, e un po' di argento e un po' di azzurro più chiaro. L'idea era quella di vedere le sfumature, ma infatti dovevo farlo trasparente. Solo che avevo della resina nera da usare e ho voluto farlo nero. Che poi qua è tutto da limare, non so neanche se mi va bene. Sì, mi va bene. Mi va bene. Miracolo, perché questi braccialetti non vanno mai bene. Le mie misure. Vediamo se mi devo. Oddio. Devo tagliare il polso per farlo uscire. Ok, ce l'ho fatta. Sono viva. E devo provare a farlo trasparente. Col metodo che ho utilizzato qui. Perché sì, ovviamente non è questa gran bellezza. Un braccialetto normale. Oddio. Un braccialetto normale, non dice niente lui, però utilizzando altri vari metodi, secondo me escono dei braccialetti bellissimi, che la forma è bellissima, anche perché inizialmente l'avevo fatto basso così, solo che non vedevo quanto potesse essere dritta
è giusta la resina, però mi piace, sì. E niente, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!